Grazie Presidente, colleghi. Allora, mi rendo conto che l'ora tarda, ma reputo importante sottolineare un fatto gravissimo che è accaduto in questi giorni nella nostra democrazia, un fatto di interferenza del potere esecutivo su quello giudiziario. Sappiamo bene cosa succede quando la separazione tra questi due poteri viene meno. Lo diceva Montesquieu: chiunque abbia potere è portato ad abusarne, egli arriva sin dove non trova limiti. Perché non si possa abusare del potere, occorre che il potere arresti il potere. Allora, perché vi dico questo? Perché abbiamo assistito in queste ore a una gravissima e ingiustificata ingerenza delle istituzioni nei confronti del giudice e cittadino esposito. L'ingerenza sta nella pressione che il Ministro della Giustizia ha esercitato sulla presidenza della Corte di Cassazione, chiedendo chiarimenti sulla libera manifestazione del pensiero resa dal giudice cittadino esposito dopo la pronuncia di un dispositivo immodificabile. Chi si è lamentato avrebbe avuto titolo di farlo se le dichiarazioni fossero state rese prima della pronuncia, ma visto che le dichiarazioni sono state rese dopo, queste lamentele possono solo essere interpretate come azioni di censura sulla libertà di opinione e di pensiero del giudice esposito, ma di tutti i cittadini italiani, sancita dall'articolo 21 della Costituzione e dall'articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Scusate. A rafforzare quanto detto, ricordiamo che la sentenza definitiva pronunciata dalla Corte di Cassazione esprime un giudizio di legittimità e non di merito, sul quale invece sono già state pronunciate due sentenze di condanna per il cittadino senatore Berlusconi. Quindi questo atteggiamento con il quale, ledendo il diritto alla libertà di manifestazione, di pensiero e di parola di un cittadino, si vuole ancora una volta stravolgere la realtà, usando addirittura l'interferenza da parte di cariche istituzionali, è per noi del Movimento 5 Stelle un abuso ad personam della funzione esecutiva. E per rispondere al ministro Quagliariello, che afferma: siamo al deposito delle motivazioni in edicola, gli rispondo: magari, caro ministro, vorrebbe dire che siamo tornati a essere un paese libero. Grazie. La ringrazio. Adesso